Bene, buongiorno a tutti, diamo quindi via a questa nuova edizione della giornata aperta su web. Diceva prima il Prezzi di Miele, che ormai è un appuntamento annuale. Porta Aperte su web è nato nel 2003, ha iniziato le giornate aperte credo nel 2006 circa, no? Dopo che nel 2005 abbiamo fatto un convegno su dei ciechi, forse nel 2004, adesso in quei tempi, 2003, primo aprile 2003 forse. E che è che c'era già dagli inizi, no? Per cui magari abbiamo anche le vecchie glorie come Gloria, ma ce ne sono magari anche altre persone che ci seguono, diciamo, da almeno 10 anni, 2016-2006. Vediamo se c'è qualche mano alzata, no? C'è Roberto Scanno. Roberto Scanno, IWA Italy, che è con noi dai momenti in cui frequentavamo la mailing list Web Accessibile, ti ricordi? Critico all'inizio, però sempre un grande compagno di viaggio che, come tutte le persone di buona volontà, antepone il servizio ad ogni altra forma un po' più digitalistica magari di relazione. Quindi siamo particolarmente grati anche di questo cammino, questo percorso insieme. E quest'anno ci sono delle novità, dal punto di vista normativo, che un pochettino o preoccupano oppure ci chiamano in causa con modalità forse differenti. C'è una nuova congiunzione di idee e volontà di strada insieme con gli amici del software libero, qui rappresentati anche da Roberto Guido e dall'esponente di Lamp School e da altri soggetti che collaborano con noi. Ci sono delle novità vicine che sono legate alla costituzione della rete di scuole e ci sono anche ovviamente delle altre novità che verranno poi dette e raccontate nel corso di questa giornata. Io sono qui in apertura per portare, così mi è stato richiesto, il saluto da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che da anni che ci segue in questo nostro percorso. Noi siamo andati all'interno dell'Ufficio Scolastico con qualche parola d'ordine, tra queste accessibilità, apertura, disponibilità, lavoro insieme. Tutto questo ci ha consentito di allargare il raggio della nostra azione, ma soprattutto delle nostre frequentazioni. Chiunque è interessato a lavorare con noi è comunque sempre ben accetto. Non abbiamo barriere, non vogliamo avere barriere, così siamo nati con l'accessibilità nella fruizione dei contenuti web. Desideriamo non avere barriere con modalità di collaborazione con tutti, qualsiasi area geografica. Non siamo più espressione di una regione, ma siamo espressione di una comunità vasta formata da dirigenti di SGA, personale amministrativo, docenti, appassionati, studiosi che condividono con noi lo stesso spirito che da anni anima la nostra comunità. Quindi adesso io do il via alla giornata dando la parola al nostro moderatore d'eccezione. Sappiamo che è una persona super presente, polivalente, grande suscitatore di buone energie, che è Mario Varini, di SGA dell'Istituto Castellucchio, provincia di Mantova, a cui do la parola per la conduzione di questa mattinata e che ringrazio della sua disponibilità. Bene, grazie Alberto, grazie al dirigente che ci ospita ancora una volta. Questa volta il mio compito non è da fare nessuna relazione, non faccio relazioni. Questa mattina mi occupo semplicemente della presentazione della giornata, anche perché se gli argomenti che io tratto ormai sono già riti e ritriti per molti di voi, visto che ho fatto veramente decine e decine di incontri con tutte le scuole d'Italia. Giornata di oggi quindi si divide in sessione antimeridiana, sessione pomeridiana, poi per quanto riguarda i workshop al mattino, pomeriggio, vediamo un attimo come saranno organizzati, anche perché non ho ancora avuto informazioni precise da parte di Alberto. Per quanto riguarda il programma della mattina, la prima parte, il quadro normativo e prospettive di sviluppo tra dematerializzazione e trasparenza, la seconda parte, opinioni a confronto e avvio della rete di scuole. Nel pomeriggio i workshop pomeridiani sulla modulistica online dei vari CMS, Drupal, WordPress, Joomla l'intervento di Lamp School, registro online gratuito, nella mia scuola già lo utilizziamo da 2 anni, direi felicemente perché funziona veramente bene ed è un ottimo compagno
per quanto riguarda i docenti nel loro lavoro. Ovviamente facciamo rete, quindi riferiamoci un attimino a quello che ha detto prima Alberto Ardizzone, cioè trasformiamo Porte Aperte in una rete di scuole, in una rete nazionale, cerchiamo di vedere quali sono gli apporti, quali sono le diciamo di continuare il percorso che abbiamo intrapreso molti anni fa, di favorire le scuole nel loro percorso sia rispetto alla produzione e pubblicazione del proprio sito web, sia anche rispetto a quello che è il processo di dematerializzazione e per quanto riguarda le ultime novità sulla trasparenza. La parte del mattino sarà aperta, diciamo, da Gianni Febbraio per quanto riguarda il manuale di gestione e il manuale di conservazione, questo per quanto riguarda la dematerializzazione. Roberto Guido ci farà un intervento sullo SPID e sulle novità che in queste ultime settimane sono uscite, diciamo. Io mi sono già fatto il mio SPID, ho già provato, funziona benissimo, è qualcosa di veramente utile. Alle 10.20 Roberto Scanno, competenze digitali anche a scuola. Alle 10.40 Ernesto Belisario, che si scusa di non essere presente in quanto poi disposto, ma comunque sarà presente se riusciremo a fare il collegamento con Skype. Alle 11.30 e quindi novità in merito al decreto trasparenza, quindi qualcosa di molto caldo ultimamente rispetto sia alle nuove norme che stanno per alle modifiche al decreto trasparenza e sia alle linee guida che hanno interessato le scuole. Finalmente, dopo un anno, sono uscite, dopo due anni sono uscite le linee guida anche per noi. Ci siamo un po' rabattati, abbiamo pubblicato, abbiamo fatto funzionare la trasparenza, adesso vedremo che cosa significa il nuovo decreto, che cosa significano le modifiche, cosa significano rispetto alle linee guida che sono state emanate in ritardo, ma in anticipo rispetto alle modifiche. Cioè, quindi siamo in ritardo rispetto al decreto di 33, ma in anticipo rispetto a quelle che saranno le modifiche, per cui vedremo un attimino se riusciamo a dare delle indicazioni o se Ernesto ci potrà aiutare nel capire come muoverci in questo ambiente, diciamo. La seconda parte verrà presentato il registro online LAMP School. Come dicevo prima, è un registro gratuito fatto dai docenti per i docenti, quindi non c'è niente di segreto. Siamo qua per cercare di far funzionare la scuola sia nel rispetto della spending review e quindi nel risparmio di quelle che sono e sia anche nel riutilizzo delle risorse che le scuole predispongono. Noi considerate che 8.000 scuole di intelligenza ce ne parecchia e potremo metterle insieme anche altre. Alle 12.40 conclude la mattinata Alberto Ardizzone, concludono Alberto Ardizzone e Michele De Albertini per quanto riguarda l'intervento sulla rete di scuola. Pomeriggio, modulistica online, workshop, quindi Paolo Meloni, Riccardo Boccaccio, Valeria Sicchi, Marzio Rivera e Alberto Panzarasa, che non, mi scuso ma non lo conosco, Nadia Caprotti, Paolo Bozzo, Marco Milesi sui CMS, quindi sui tre CMS che utilizziamo per quanto riguarda la modulistica. Ci saranno interventi di Antonio Todaro che ci aggiornerà sulla situazione, penso Agid o altro, Valerio Sicchi sempre sulla modulistica, Elio Ciancio, anche una C, per quanto riguarda ANAC e SPID. Ci sarà poi ancora l'intervento di Massimo Cunico per quanto riguarda l'AMP School e il registro open source, quindi per la scuola. Facciamo rete, c'ho ancora un lore minzu, quindi me lo sono dimenticato lì. Bene, direi di cominciare. Se Gianni vuole accomodarsi, manuale di gestione e manuale della conservazione. Il relatore è Gianni Pezzodoria. Gianni Pezzodoria è il direttore generale dell'Università dell'Insubria di Varese, vicepresidente di ANORC nazionale, coordinatore del progetto Titulus Scuola, è nominato nel 2014 al ministro Franceschini, componente del comitato tecnico scientifico per gli archivi, insieme al ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. Attualmente fa parte di un gruppo di lavoro per AGID incaricato alla redazione di un documento sulla pubblicità legale, il cosiddetto albo online.
dopo lui ha aggiunto amico di Mario Garino, perfetto, ci siamo. Io lascio la parola a Gianni, hai presentazione di, dove ce l'hai? Questa? Ah, ecco. Bene, buongiorno, ben ritrovati a molti di voi. Oggi parliamo di due questioni. Una riguarda la gestione documentale, l'altra la conservazione dei documenti. Sono temi abbastanza caldi, però vi anticipo subito la conclusione. Le scuole non devono temere più di tanto questi passaggi, perché i modelli per quanto riguarda i manuali di gestione ci sono, e per quanto riguarda la conservazione li stiamo scrivendo con i colleghi di Agide in questo momento, quindi saremo in grado di fornirvi dei modelli da esemplare, e poi ogni scuola dovrà fare il proprio. Tenete presente che non è possibile fare il copia e incolla da un manuale di gestione o da un manuale della conservazione, perché ci sono tantissime variabili di contesto e soprattutto molto artigianato digitale nelle scuole, per cui un modello di manuale può funzionare per un 60-70% al massimo delle procedure, per le restanti dovete per forza adeguarlo. In base a che cosa? Quali sono le novità normative? Novità per modo di dire, perché di due ne abbiamo parlato lo scorso anno. La prima è contenuta in uno dei due DPCM del 3 dicembre del 2013, quello che riguarda la gestione documentale e il protocollo, il cosiddetto protocollo informatico. Perché lo citiamo? Perché agli articoli 3 e 5 è previsto l'obbligo di redigere il cosiddetto manuale di gestione. Non è una novità, perché questa novità esiste, novità esiste da 15 anni e più, perché risale, pensate, al DPCM del 31 ottobre 2000, che in quanto DPCM era collegato a una norma superiore, che era il DPR allora in vigore, cioè il 428 del 20 ottobre del 98, quindi una cosa, diciamo, ormai antediluviana per l'informatica applicata all'amministrazione pubblica. Cosa deve fare questo manuale di gestione? Deve descrivere, è un documento descrittivo, non prescrittivo, deve indicare che cosa fa la scuola per quanto riguarda la gestione documentale, indicare quali sono i repertori, come si sottoscrive un documento. Una delle cose che abbiamo visto più volte per quanto riguarda gli istituti scolastici è il ricorso alla dicitura la firma autografa è omessa ai sensi dell'articolo 3 della 39. Quella è una stupidaggine colossale che fate tutti. Se io fossi un vostro docente e volessi fare qualcosa contro la scuola, farei immediatamente ricorso, quel documento è nullo. Non potete mandare provvedimenti con scritto la firma è omessa ai sensi del 39. Lo fate quasi tutti, Quella vale esclusivamente per quelli che noi chiamiamo atti vincolati, cioè quelli che non necessitano di una volontà. Quindi per contratti, provvedimenti, deliberazioni, decisioni in generale, non può esserci la firma omessa. Viene meno l'atto, si dice tecnicamente, imperfetto, viene meno una delle condizioni necessarie perché un documento, un atto, o meglio, sia regolarmente formato. La seconda norma è entrata in vigore come la prima, come il precedente, a ottobre dell'anno scorso, è sempre il DPCM 3 dicembre 2013, ma che riguarda in realtà la conservazione. Ve ne parlo tra poco quando parleremo dei tre grossi settori nei quali si articola questa norma, quindi il modello concettuale, metadati e informatici. La terza e ultima norma, che entrerà in vigore sotto Ferragosto, perché siamo
11 agosto, se non ricordo male, è il DPCM del 13 novembre del 2014, cioè un decreto dell'esecutivo con il quale sono state riscritte le norme per formare, gestire, copiare, riprodurre un documento informatico. Quindi abbiamo il legislatore che una volta tanto non può essere accusato di nulla, o meglio, non può essere accusato che la normativa non ci sia, siamo in attesa della norma, dei decreti, eccetera, eccetera. No, c'è tutto. Quindi da questo punto di vista l'amministrazione digitale è completa. Potremmo dire che ha molti e ampi margini di miglioramento, ma da un punto di vista normativo il quadro è assolutamente definito. Quali sono allora le cose da fare? In primo luogo, quando io parlo di tre parole che nell'amministrazione pubblica dopo il 1990 sono entrate in maniera prepotente, cioè efficacia, efficienza e trasparenza, parlo in realtà di tre azioni che voi, il SGA soprattutto, ma anche gli operatori, fanno ogni giorno. Io sono efficace quando do una data certa e una provenienza certa a un determinato documento, quindi quando lo registro. Quello è il momento in cui viene formata la memoria di un soggetto produttore, la memoria di una scuola, per esempio. Quello è il momento in cui decorrono anche i tempi per quanto riguarda le risposte verso studenti, cittadini, docenti e così via. C'è un momento chiaro, definito, puntuale riguardo all'esercizio di diritti, doveri o legittime aspettative da parte di chiunque. Poi avete un problema molto serio, che è quello di organizzare i documenti. Primo, classificandoli, quindi utilizzando un titolario. E qui devo dire che il Ministero, il mio Ministero, cioè che anche il vostro, il MIUR, è un po' in affanno, cioè ha un anno circa di ritardo rispetto alla emanazione di un titolario unico. Noi abbiamo licenziato i lavori giusto un anno fa, molti di voi li sanno, hanno anche frequentato i lavori a Via Trastevere sostanzialmente, ma tra varie cose che deve fare oggi il governo e soprattutto per il fatto che comunque tutto deve passare dal gabinetto del ministro per essere approvato, siamo ancora in ritardo, quindi uscirà prima o poi questo titolare. L'altra parte riguarda la selezione dei documenti, cioè la gestione dei tempi di conservazione legale dei singoli documenti. Noi nelle scuole conserviamo troppo, facciamo un sacco di fotocopie, ma soprattutto non ci occupiamo quasi mai di dire questi documenti, decorsi il termine di conservazione legale, ai sensi del codice civile, gli ultimi articoli del codice civile, quelli che parlano della prescrizione, tanto per capirci, posso eliminare legalmente questi documenti. Chiaramente non li elimino legalmente buttandoli nel pattume, li elimino legalmente facendoli dare, ai sensi dell'articolo 21 del decreto 42 del 2004, la cosiddetta autorizzazione allo scarto che rilascia oggi per le scuole la soprintendenza archivistica. Terzo e ultimo punto, ne parleremo oggi perché è uno dei temi, uno dei fili rossi che girano a porta aperta sul web, è quello della trasparenza. Bene, molta giurisprudenza, ma anche se ci pensate tecnicamente qualsiasi di voi che abbia a che fare in qualche modo con propri diritti, lega questi diritti alla presenza di documentazione negli uffici pubblici. Bene, se questa documentazione non è organizzata e non c'è la possibilità di accedere ai documenti o online, accesso civico o altro, pubblicazione e diffusione sul sito web, o attraverso l'esercizio di un diritto che esiste da un quarto di secolo, che è quello di accedere ai documenti per i quali io sono interessato, sono un portatore di un interesse legittimo, eccetera, eccetera, queste cose non vengono realizzate. Quindi la fascicolatura, l'organizzazione dei documenti in fascicoli o in serie documentali, tecnicamente si chiamano aggregazioni documentali, è fondamentale per poter far esercitare il diritto d'accesso. Ricordatevi che il diritto d'accesso non si esercita su un documento, ma si esercita su tutti i documenti che riguardano un affare.
chiaramente esclusi quelli che contengono le sensibili, bla bla bla, però l'esercizio, quello che i latini chiamavano actio ad exhibendum, si esercita sui fascicoli. Ecco, su questo noi faremo un pomeriggio di giugno un corso a Cogliate, perché il dirigente di Cogliate è una collega molto attiva in questo, su questo fronte, ha un modello anche di manuale di gestione che vi consiglio, per il quale poi lavoreremo insieme a definire appunto come si fascicola un documento sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale. Perché allora conserviamo documenti? Come mai dobbiamo conservare questi documenti? Intanto, come dicevano i latini, no? Carta canta viam dorme, verba volans scritta manita, questo vi è già chiaro, ma soprattutto perché dobbiamo testimoniare, abbiamo dei requisiti legali, fiscali, una serie di adempimenti per i quali dobbiamo dimostrare di avere una evidenza, tecnicamente la chiamiamo exhibition for evidence, cioè esibizione con valore di prova. Poi una cosa che riguarda alcuni di voi che hanno a che fare con il mondo scolastico sul lato dei docenti, noi insegniamo ai nostri ragazzi ad amare la storia del paese, la storia europea, la storia mondiale. Guardate, se non ci occupiamo della nostra storia, cioè del fatto che la scuola ha una propria storia e quella storia è conservata negli archivi, ma che scuole siamo? Una scuola che non insegna e non tutela la propria storia non è degna di essere chiamata storia, scuola. Quindi la prima cosa da fare è capire che quelle cose che a voi oggi sembrano orpelli, attività meramente burocratiche, amministrative, fra 50 anni, fra 100 anni, ma anche fra 20, avranno il senso della storia. Guardate, c'è uno dei passaggi più belli che a me è capitato di rileggere a distanza di anni, qualche tempo fa, qualche mese fa, di Sant'Agostino che parla del tempo. Che cos'è il tempo? Il tempo non esiste, eccetera, eccetera, no? Guardate, la proiezione di uno stato oggi, del presente di oggi, nel passato o nel futuro, è una cosa non solo metafisica, ma che può esistere soltanto se noi uomini, esseri umani, donne, DSGA, dirigenti, mettiamo in campo tutte le procedure per poter tramandare nel tempo la storia. La prima cosa è organizzare i documenti. Voi, la vostra storia, nessuno di voi oggi può dirmi, lo vedremo poi con Speed, che è Tizio e Caio se non ha un documento di riferimento. La vostra identità, la vostra storia, il vostro patrimonio, che sia una bicicletta, che sia una bicicletta magari no, una macchina, una casa, un appartamento o qualcosa del genere, ha sempre a che fare con un documento che testimonia quello che siete, ciò che avete, ciò che fate. Anche il vostro contratto di lavoro è un documento. Quindi noi dobbiamo garantire questo e poi nell'ambito del diritto amministrativo ricordatevi che le scuole agiscono attraverso documenti. Questo si chiama tecnicamente principio di documentalità, cioè quello che noi agiamo, le azioni amministrative vengono sempre rappresentate in documenti amministrativi, cioè che testimoniano quello che è accaduto. Pensate semplicemente a un verbale del consiglio di istituto. Cosa diceva Casanova? Eugenio, che Giacomo faceva l'archivista ma si occupava di altro, che lui era coadiutore. Non faccio la battuta che abbiamo fatto, si protocollava qualcos'altro. Casanova, Eugenio, che Giacomo faceva il coadiutore al Tribunale di Venezia nel 1789, faceva il protocollista sostanzialmente, vedeva lì le carte, diceva Eugenio: la conservazione degli atti corrisponde a un bisogno innato dell'uomo. Bisogno che l'ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai. Cosa vuol dire? Che molti di voi sono legati anche da un punto di vista affettivo a certi documenti, pensate a una lettera di anni fa, oppure al vostro stupore nel rivedere, nel riaprire un fascicolo magari di documenti che avete scritto voi, realizzati voi, qualche anno o qualche lustro fa. Quello è il senso della storia. Se voi dite, ah, non mi frega niente, sono roba vecchia, benissimo, ma ricordatevi che qualcun altro a livello di civiltà potrà occuparsene ancora. L'altra cosa riguarda come esercitare la conservazione digitale. Qui vi ho messo la norma perché
è una norma secondo me illeggibile da come è stata proposta, ve la metto in maniera molto più schematica. Cioè devo pensare, per conservare documenti, a tre figure. La figura di un informatico, a una figura di un archivista, protocollista, e una figura di uno che si occupa di privacy. Voi mi direte, bene, ma io queste figure qua le ho a scuola, e dove le ho? Ma guardate che le università, che sono molto più grandi delle scuole, non hanno la conservazione, tranne qualcuna, non hanno la conservazione dentro, in house si dice, no? Non ce l'hanno dentro, noi ci fidiamo dei conservatori esterni. Allora, o la conservazione viene fatta da una rete, quindi c'è qualcuno che organizza un polo, altrimenti quei server nei quali il DSGA o il dirigente è seduto sopra, perché quando voi parlate di cloud guardando le nuvole, i bit tra le nuvole da qualche parte, ricordatevi che il cloud sta proprio fisicamente da qualche parte sul pavimento o in qualche punto fisico, non in qualche punto metafisico. Quindi la prima cosa da fare è ritenere, ma proprio pensare, che la conservazione non si risolve in un backup, non si risolve in uno storage, cioè in una conservazione a stoccaggio. Non posso conservare i bit ibernandoli, congelandoli. Guardate, se avete voglia, ieri sulle 24 ore, ieri l'altro, l'11, è uscito con uno speciale su Digit. Digit è una manifestazione che noi come ANOC facciamo ogni anno, siamo alla nona edizione, decima edizione. E c'è proprio un passaggio sulla ibernazione di bit. Se avete piacere, dateci a guardare, se no vi segnalo il sito dove andate a scaricarlo. Bene, l'ibernazione, dicono, io mi prendo il mio CD, la mia chiavetta, la metto in cassaforte e chiudo tutto. Alcuni dirigenti, quando mi parlano di conservazione, mi dicono questo, sì, io ho fatto tre copie, ce ne ho in posti diversi, magari a volte in un caso mi è capitato tutto quanto nello stesso server, cioè copia, backup, tutto quanto lì dentro, no? Se salta il server, io ho detto, perdi tutto. La risposta del mio dirigente, a mio amico tra l'altro, è stata sì, ma non è mai successo. È proprio quello. L'altra cosa riguarda non tanto lo storage, ma la preservation. Guardate che da noi, chi si occupa di archivi sa che è cambiato addirittura il modo con il quale noi chiamiamo la conservazione. Prima la chiamavamo conservazione permanente, addirittura usavamo il termine conservazione perenne, cioè una roba infinita. Adesso ci siamo calmati e diciamo conservazione a lungo termine, long term preservation. Non c'è nulla di perenne nel digitale, anzi, a livello di conservazione è bene che i frame cambino, perché se io non cambio anche il modo di rappresentare questi file, prima o poi li perdo. Non posso cioè continuare a conservare i bit nella loro sequenza, perché devo continuamente copiarli, migrarli, trasformarli in qualcosa di intelligibile nel tempo. Penso che oggi nessuno di voi utilizzi WordStar, WordPerfect, WordPerfect, credo di no, forse Mario ancora, no, meno male, lui solo OpenOffice. Anche il modo di rappresentare queste cose è cambiato totalmente. Guardate, questa è la consegna al Presidente della Repubblica di uno dei tre esemplari della Costituzione della Repubblica. È avvenuto qualche anno fa, perché come sapete ha aperto il giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, l'archivio storico del Quirinale, perché durante la Costituzione della Repubblica non c'era il Quirinale. Il Presidente della Repubblica allora aveva un'altra sede. Allora il Presidente della Repubblica riceve dall'allora sottosegretario Letta l'esemplare della Costituzione e dice: mamma mia, si legge ancora bene, si leggono le cose, dice il Presidente Napolitano, in inchiostro nero. E dice: guarda, c'è De Gasperi che si firma come a scuola, c'è un filmato simpatico su questa, dice: guarda, De Gasperi non si firma al CIDE De Gasperi, ma del De Gasperi al CIDE, come a scuola. Bene, dimenticatevi questa attività nel mondo digitale, non c'è un De Gasperi al CIDE o un CIDE De Gasperi,
perché quello sarà una cosa conservata in maniera intelligibile solo una macchina, non in maniera diretta, ma non c'è da scandalizzarsi, quello è il futuro. Il mondo nel tempo ha cambiato tantissimi modi di formare i documenti, pensate alla pietra, ai papiri, alla cera, alla pergamena, alla carta e tutti i tipi di carta. È l'evoluzione del progresso che in qualche modo ha un'altra faccia. L'altra faccia del progresso si chiama obsolescenza. Quindi quelle cose che noi vediamo oggi hanno un valore diverso. Io se devo leggere un libro, preferisco leggere invece che i soliti ebook, leggere ancora la carta. Mi guardo un po' strano, perché io vedo tutti quanti in tre giorni con questi smartphone a leggere sugli ebook. A me piace ancora la carta, però mai bisognerei di conservare una determinazione ancora su carta. C'è un problema proprio di concettuale di andare verso il digitale in maniera sicura. Non solo, ma guardate, qui siete di fronte a due registri. A sinistra trovate un registro di iscrizioni alle scuole del Medioevo. A destra trovate un registro di iscrizione alle scuole di due o tre anni fa. È la stessa struttura, perché a sinistra trovate un database cartaceo, passatemi questa metafora un po' ardita, di qua trovate un altro database, ma non cartaceo. Guardate un registro di protocollo. Il registro di protocollo del 1890, se non ricordo male, è ancora sulla legge Crispi, era così. A destra trovate un registro di protocollo. Non cambia la struttura dei dati, non cambia il contenuto, cambia completamente la forma, il modo di rappresentarli e il modo di conservarli. Quindi non andiamo verso una dematerializzazione, andiamo semmai verso una dedocumentalizzazione, cioè in un mondo in cui non c'è più il documento come l'abbiamo immaginato, la carta con scritto al sindaco sotto il testo e poi la firma. Sono cose che viaggiano completamente separate. Anzi, la firma digitale, la firma che voi mettete sul documento, a livello di conservazione verrà tolta, perché è l'unica cosa che non migra a livello di conservazione. Quindi dobbiamo allenarci a comprendere anche questo mondo. E ora, per chiudere, ricordatevi la regola del conte, cioè, qui vi ho messo Cavour, serve un contenuto, un contenitore e un contesto. Devo avere un contenuto, quello dell'atto amministrativo, devo metterlo in un contenitore affidabile, immaginatevi formati affidabili, tra l'altro le regole tecniche che vi ho mostrato prima hanno un allegato in cui sono descritti i formati, ma adesso sta entrando in vigore una norma, ormai luglio è vicina, che contiene in allegato, si chiama EIDAS tecnicamente, in allegato i formati europei da utilizzare, punto. Saranno quelli che ve li buccate, ce li buchiamo tutti, cioè non c'è più, va a cadere addirittura anche quelli di PCM per quanto riguarda i formati, perché viene superato dalla regolamentazione europea. Quindi chi di voi pensa di usare il PDF per la conservazione già sbaglia. Il PDF non è idoneo alla conservazione, il DOC, classico doc, non è idoneo alla conservazione, è un formato proprietario, bla bla, serve la X finale che sta per XML, quindi un modo strutturato di separare il testo dalle modalità con cui lo rappresento. Quello è il futuro. Avremo tanti contenuti e la copia di documenti, quindi voi nelle scuole fra 50 anni avrete la copia della copia della copia della copia di un contenuto affidabile. Quello è il futuro della scuola. Quindi la conservazione deve passare da tre punti fondamentali: il modello concettuale di riferimento. Noi in Italia abbiamo scelto quello fatto dalla NASA, l'ente spaziale americano, anche da un'italiana, si chiama Luciana Duranti, per gestire i dati e i documenti. Poi queste slide ce le ha Mario Varini sul sito, no? Le mettiamo sul porta aperta sul web, in formato proprietario ovviamente, che uso il zippato. Poi abbiamo i metadati. Molti mi dicono: ma i metadati, io non so come girarmi, noi nelle scuole metadati. Il metadati è la cosa più stupida in assoluto, nel senso che chiunque di voi abbia una rubrica di un telefonino, ma anche non smartphone, già utilizza dei metadati.
Meta dati sono di meta in greco, significa con, metto insieme, dato, quindi dato con un dato. È un dato che descrive un altro dato. Il registro di protocollo è un set di metadati. Il registro di classe è un set di metadati, punto, e poi i formati. Formati non sono aperti, non proprietari, standard di fatto, eccetera, eccetera. Quindi vedete che da un lato abbiamo il DPCM sulla gestione documentale e dall'altro il DPCM sulla conservazione. Non guardateli mai come DPCM separati. Non sono cioè membra desietta, non sono cose sparpagliate. In realtà è una visione unica del mondo digitale, come in un ciclo di vita dei documenti, come in un life cycle, cioè come un continuum dal mondo della formazione al mondo della conservazione. È la stessa visione da due prospettive diverse, cioè come conservare i nostri documenti. Bene, se avete voglia di andare a fare un giro, scaricarvi solo 24 ore le slide, andate qua, c'è un'area che si chiama download e potete trovare un sacco di informazioni. Credo di aver dato in termini perfetti. Vi saluto e ci vediamo magari il prossimo anno.